e ora un libro bussola per ricostruire senso e valori. È il turbo individualismo la chiave della felicità? Direi proprio l'esatto opposto. Questo iperindividualismo in realtà ci sta come frantumando, sfarinando. L'io prevale sul noi, gli interessi individuali prevalgono sugli interessi della città, del mondo, del pianeta. Ecco perché c'è bisogno di recuperare una dimensione solidaristica, fraterna e riscoprire il senso del valore del prossimo. Oggi la famiglia è fragile, anche inutile. Direi esattamente il contrario, che è fragile certamente, ma proprio per questo è ancor più indispensabile. Direi che la famiglia deve tornare ad essere più robusta per poter fermentare in modo familiare i quartieri, le città, la stessa nazione, lo stesso mondo. Una graphic novel sull'unità d'Italia vista dal meridione dei Borboni. I protagonisti sono Nicola Cardone, che è considerato un brigante post-unitario, ma era un ex